Signor Sindaco, ieri sera si è di nuovo fatta un'analisi della situazione per i danni dell'alluvione con l'amarezza per questo ritardo dello stato di emergenza che si sperava fosse già stato ad oggi decretato. Ieri sera ho ospitato i colleghi di Mendatica e la popolazione che ha queste proprietà a Monesi, proprio veramente col cuore l'ho fatto. Gli ho dato questo spazio perché potessero un attimo confrontarsi sulle varie problematiche, soprattutto sui danni che hanno avuto i privati anche, no? Perché è stata un'occasione non solo per informare la popolazione ma anche per spiegare come devono fare a chiedere i danni. Questa situazione che perdura è vergognosa. Sono passati ormai 3 settimane dagli eventi calamitosi, quindi questa alluvione, questi disastri ambientali, non sappiamo ancora nulla se non notizie proprio marginali, diciamo, dalla regione e dal governo. Mi è giunta proprio ora la notizia che parrebbe che la Protezione Civile Nazionale avesse chiuso l'istruttoria in senso positivo per poter decretare lo stato d'emergenza, che probabilmente il prossimo Consiglio dei Ministri forse avremo questo decreto, così come forse la prossima giunta regionale avremo magari qualche notizia su questi primi fondi da stanziare. 3 settimane di buio sono veramente troppe, io continuo a dire alla popolazione, non posso prendere decisioni se non quelle proprio di minime, perché non ho a parte le risorse, ma non ho proprio la possibilità tecnica perché non abbiamo il decreto. E quindi sono veramente una situazione abbastanza difficile e abbastanza, come si può dire, penosa. È diritto dei cittadini avere queste cose, i cittadini che pagano le tasse, quindi non è che noi chiediamo qualcosa di più di quello che ci spetta di diritto. Noi paghiamo tutti le tasse e quindi quando c'è bisogno lo Stato dovrebbe intervenire un po' più solertamente. Qual è lo stato d'animo degli abitanti? Lo stato d'animo è quasi di rassegnazione, no? Stamattina mi chiama proprio una mia cittadina che ha un piccolo bed and breakfast in una frazione che chiaramente è una frazione che si era praticamente spopolata, adesso ha di nuovo 20 residenti, no? Addirittura un'attività. E mi dice, a Natale che poteva avere qualche cliente, questo è un lavoro, cioè questo non era chiaramente il suo primo lavoro, perché non potrebbe vivere con un piccolo bed and breakfast, però un'integrazione importante al reddito che gli consente di abitare in una frazione di Pieve di Teco. Dice, non potrò ospitare perché c'è ancora tutta la terra, non sappiamo cosa succede e c'è ancora l'acqua che scende. Purtroppo gli ho detto, guarda, dammi tempo, appena ho il decreto io intervengo subito, e quindi è un danno economico rilevante. Pensi, ieri sera c'era così tanta gente per Monesi, no? E anche su Monesi, io continuo a ripeterlo, siamo tutti legati a questa località, ma questa località non è solo un problema sentimentale per la Valle Arroscia, questa località è un problema economico. Noi ci avevamo puntato tutti come territorio, parte Mendatica, Triora o il comune di Brigalta che hanno proprio il territorio, ma tutti, pensi ai commercianti di Pieve, che quanta focaccia avranno venduto a quelli che vanno a Monesi o quante cose. Monesi è importante economicamente. Noi ci stavamo puntando su un progetto outdoor perché è un posto unico, no? Perché incrementare il nostro turismo. Purtroppo ora si ferma tutto e chissà quando potrà ripartire. E nel frattempo si spopola, scappa perché c'era questa signora che ha l'agriturismo, proprio quello più danneggiato che si vede in tutte le immagini, no? Poverina, in lacrime, era la sua vita perché ci ha investito tempo, fatica, denaro e si è vista. E questi come li risarciamo? Questi quando li facciamo ripartire? Cosa gli diciamo a questa gente? Lo Stato ci mette 23 settimane a darci, cioè, sono tempi incredibili.